e torniamo a parlare delle nuove regole che ci sono a Bologna dal 16 gennaio 2024, cioè il limite dei 30 km orari nella zona centrale. Riguardiamo assieme un pezzettino della protesta dei cittadini avvenuta proprio il 16 gennaio. Ma notizia di ieri, 19 gennaio 2024, è che il Ministero dei Trasporti boccia il limite dei 30 km orari. Sto leggendo da quattro ruote. Il Ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, interviene ufficialmente sulla controversa decisione del Comune di Bologna di abbassare a 30 km orari la velocità massima consentita sull'intero territorio comunale. Il limite di 30 km orari in tutta la città di Bologna non appare una scelta ragionevole, perché i problemi per i cittadini, in particolare per i lavoratori, rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale, che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro, spiega il dicastero di Porta Pia. Attenzione, qua si parla di tutto il territorio comunale, ma noi nel comunicato stampa abbiamo letto assieme che i principali assi di scorrimento, infatti, mantengono il limite preesistente. Non solo la tangenziale, ma anche i viali di circonvallazione e i principali assi viari. Quindi non è tutto il comune di Bologna. Ma vabbè, andiamo avanti. Serve un confronto. Oltre alla bocciatura, il MIT, che è il Ministero dei Trasporti, chiede di avviare delle interlocuzioni con l'ente guidato dal sindaco Matteo Lepore e si dice pronto ad avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e prevenire forzature e fughe in avanti, che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici, come già successo a Milano a proposito dell'obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l'angolo cieco. Replica piccata. Il ministro Salvini dovrebbe approfondire meglio il tema della sicurezza stradale, risponde Valentina Orioli, assessore alla mobilità del Comune di Bologna, perché proprio il piano per la sicurezza stradale del suo ministero, recependo linee guida internazionali, a indicare il limite di 30 km orari come misura chiave per ridurre gli incidenti sulle strade urbane. In ogni caso, non ci sottraiamo al confronto. Quindi il ministero ha bocciato l'iniziativa e ha chiesto un confronto. L'assessore alla mobilità di Bologna ha detto ok, confrontiamoci. Ma Matteo Salvini cosa ha scritto? Siamo nella sua pagina Facebook. Bologna, una farmacia, annuncia che con i nuovi limiti di velocità non riescono a garantire la consegna dei farmaci. Pazzesco, questo non è buon senso. Se costringi intere zone di una città a guida PD a guidare a 30 all'ora, mettendo in difficoltà lavoratori, cittadini e studenti, significa che evidentemente qualcosa non va. E ha pubblicato il post di questa farmacia. Poi la foto col sindaco Lepore e il post. Costringere un'intera città a bloccarsi a 30 all'ora rischia di essere un danno per tutti, a partire da chi lavora, senza benefici proporzionali in termini di sicurezza e riduzione delle emissioni. Sono molto sorpreso che il Comune di Bologna motivi il provvedimento anche con la necessità di non coprire il cinguettio degli uccellini col frastuono dei veicoli. E mi sorprende che l'amministrazione mi rinfacci quanto fatto dal ministro precedente, Enrico Giovannini, che aveva auspicato l'adozione di zone 30. Imporre il limite in tutto il comune e non solo nelle zone più a rischio tradisce lo spirito della norma. Ho chiesto al mio ministero tutte le verifiche possibili a tutela dei bolognesi e sono pronto al confronto con l'amministrazione, auspicando buonsenso e concretezza. E anche lui parla di limite in tutto il comune. Quindi a questo punto sono io che non capisco quello che c'è scritto nel comunicato stampa. I principali assi di scorrimento mantengono il limite preesistente, non solo la tangenziale, ma anche i viali di circonvallazione e i principali assi viari. Boh! Io capisco che solo la zona centrale, loro parlano di intero comune. Vabbè che io sono mentecatto, eh! Comunque, a noi va bene tutto questo, perché noi non vogliamo il limite dei 30 km, perché sappiamo benissimo che è il primo passo verso le città a 15 minuti.
che non vanno assolutamente bene. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.